Mediterraneo del sito. Quindi vedete sia cereali, quindi con il triticum estivum, il triticum monococcum e dicoccum, le infestanti e soprattutto i legumi. Quindi abbiamo anche diciamo, frutti, la presenza di frutti, quindi la mandorla, l'uva, quindi con la vite, e la presenza anche di piante coltivate che sembrano far pensare anche ad una sorta di filiera con la presenza appunto legata appunto alla lavorazione tessile, legata appunto alla coltivazione del lino, della senape e della zizzania. Ecco, concludo con diciamo, la citazione della bibliografia. Spero di non avervi deviato, vi ringrazio per la presenza. Allora, grazie Antonio per la sua diciamo, brevità, ma nonostante la brevità è una relazione molto interessante che mette diciamo, maggiormente in evidenza quanto quello che ho detto all'inizio, che non esiste una separazione tra materie letterarie, materie scientifiche, materie artistiche, e che invece il contributo di tutti fa sì che si abbia veramente una visione più corretta di insieme. Adesso passo al dottor Calabate per la sua relazione simbolismo e comunicazione con elementi vegetali nelle sculture bassorilievi della prima età imperiale. Sì. Buongiorno a tutti e grazie di essere intervenuti a questo convegno. Bene, la mia relazione riguarderà quello che sono gli elementi vegetali che sono stati utilizzati nell'ambito delle figurazioni, dell'architettura, praticamente della pittura, dei mosaici, in un particolare momento storico. Ovviamente in tutta la storia greco-romana abbiamo l'utilizzo di questi elementi vegetali nell'architettura e nelle sculture. Però io ho scelto un periodo particolare. Il periodo che ho scelto io è quello della Tarda Repubblica, cioè dal 44 a.C., fino al Principato di Augusto, perché è il periodo che c'è con il Principato di Augusto dal 27, un intenso periodo di benessere, di pace, di prosperità che attraversa l'impero, e quindi ci sono praticamente l'edificazione, la monumentalizzazione di Roma, l'insieme di sculture che utilizzano questi elementi vegetali. Ovviamente non sono solo gli elementi vegetali che noi ritroviamo nelle sculture, nell'architettura romana, si trovano anche altre figurazioni, tipo figure antropomorfe. Ma perché in effetti? Perché sostanzialmente con le figure che venivano rappresentate vicino alla scultura o vicino ad un'opera architettonica si lanciava un messaggio praticamente ad una società in cui la maggior parte non sapeva né leggere né scrivere. Quindi la logica, il mezzo di comunicazione era quello lì di rappresentare una immagine, una figurazione. Era il modo di comunicare in termini allegorici. Questo aveva più effetti della parola, perché diciamo così, la parola doveva essere interpretata, ma la figurazione, l'immagine, veniva assorbita, creava delle emozioni e il soggetto immediatamente riusciva a capire, perché più delle volte poi le immagini erano facilmente intellegibili da tutti. Detto questo, praticamente
dobbiamo avere un quadro di riferimento comune, un certo praticamente modo unitario di capire queste cose. E sostanzialmente possiamo capire soltanto se facciamo riferimento a tre cose, cioè il concetto della natura che avevano gli antichi. Se non capiamo questo, non possiamo capire cosa servivano gli elementi vegetali nelle sculture o nell'architettura, perché non erano fregi praticamente che ornavano, fregi decorativi praticamente, ma lanciavano un messaggio. L'altro elemento da capire è il pantheon religioso a cui la classe dominante dichiarava di fare riferimento. L'altro elemento ancora erano le lotte politiche che si sviluppano in questo periodo e che quindi danno una spinta notevole a questo collegamento con le divinità del momento. Quindi la natura veniva intesa nel senso di qualche cosa di trascendente e immanente allo stesso momento. Aveva, cioè, un qualche cosa, la Genesi non era un qualche cosa di meccanicistico, era un qualche cosa di divino. Quindi la natura si collegava alle divinità e quindi qualunque elemento che veniva rappresentato era un collegamento con il Pantheon, che si chiamava Giove, Apollo, Dioniso praticamente, eccetera, o altro. C'era questo collegamento. Detto questo, poi le lotte di potere cosa fanno nel periodo considerato? Io avevo indicato Ottaviano ed Antonio. I due protagonisti dichiarano, ognuno dei due, di legarsi ad una divinità da cui sono protetti. Così abbiamo Ottaviano che si lega dichiara di essere protetto da Apollo, e Antonio dichiara di essere protetto da Dioniso. E quindi lo sviluppo nella monetazione, quindi nell'architettura e in tutti gli altri campi figurativi, riportano elementi vegetali di questi due soggetti, in relazione alla divinità di riferimento. Detto questo, praticamente, nel mondo greco-romano le piante più comunemente utilizzate nelle varie rappresentazioni in architettura e nelle sculture sono quelle che potete vedere qui. C'è l'acanto, che aveva un ruolo importantissimo praticamente nei capitelli di stile corinzio, la ninfea, l'alloro, insomma l'edera, che come potete vedere in questo satiro, che ha la testa ricoperta con una corona praticamente di edera. E poi c'è l'intensa praticamente flora dell'Ara Pacis, altare costruito dal 13 a.C., che ci sono più di una novantina di piante che non stanno lì in termini di decorare praticamente i pannelli dell'Ara, ma sono in termini di un messaggio praticamente che viene lanciato, quasi che come fosse un codice alfabetico, un codice botanico, quello lì dell'Ara Pacis. Bene, allora entriamo adesso nel bel mezzo della scena, quindi una piccola parte riguarderà anche ciò che ha già sviluppato il dottor Mesista sulla monetazione, perché per lanciare poi questi messaggi si utilizzava la monetazione, si utilizzava l'architettura, si utilizzava la scultura. La monetazione era un fatto molto importante perché con le rappresentazioni sulla moneta si aveva un'ampia diffusione di quello che era il messaggio, perché la moneta circolava in tutto l'impero, mentre invece i templi, le terme, i teatri, le sculture che venivano rappresentate e realizzate nel Louvre, nella città di Roma, erano visibili soltanto da chi viveva a Roma. Quindi la monetazione è un fatto molto importante. In questo tetradracma, in effetti, ritroviamo un'immagine di Augusto che guarda verso destra, e sul lato praticamente del rovescio troviamo sei spighe di grano ricche di cariossidi rigogliose che sono legate all'altezza del nome di Augusto. Significato qual è praticamente? D'accordo? Non è che le spighe di grano stavano ad abbellire il rovescio della moneta, nella maniera più assoluta. Il messaggio lanciato era questo praticamente: l'imperatore assicura il benessere ai cittadini dell'impero che lui mantiene unito praticamente con la sua autorità. Quindi spighe di grano in questo senso qui. Ancora
in questo aureo del 27 avanti Cristo sono rappresentate, come potete vedere, sulla sinistra due piante di alloro e sulla destra è rappresentata una corona di querce. La simbologia è questa. Ottaviano diceva di fare riferimento al suo nome protettore che era Apollo, ovviamente. E le due piante poi che vedremo nella prossima moneta sono quelle che il Senato romano aveva decretato che dovevano ornare la casa di Augusto sul Palatino, sugli stili del rapporto, come atto di conoscenza e quindi collegamento con la divinità. Sul lato destro c'è la corona di quercia. La corona di quercia, la quercia sta ad indicare, secondo la tradizione, sta ad indicare Giove, secondo la tradizione romana. Quindi rappresentava praticamente la tradizione, praticamente la quercia. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che Augusto cosa fece? Sconfitto Antonio nel 31 a.C. con la battaglia di Azio, detiene i poteri in maniera del tutto illegale, dal 31 fino al 28 a.C. Lui restituisce i poteri, la cosiddetta restitutio imperii. A quel punto il Senato decreta una serie di onori ad Augusto, lo fa chiamare, non più italiano, ma Augusto, che significa sublime eccesso, gli assegna la corona onorifica di Quercia, che sta ad indicare che Augusto, restituendo i poteri al Senato, quindi lui era garante delle istituzioni repubblicane, quindi meritava in effetti questo onore. E la difesa dei cittadini, d'accordo? E quindi la quercia aveva quel significato di rispetto dei costumi repubblicani. Ancora in questa moneta, ecco, ritroviamo un Augusto con la testa cinta praticamente con l'alloro e le due piante di cui dicevamo prima. La casa di Augusto viene ornata, gli stipiti sono decorati con questi due alberelli a significare un onore ed il collegamento che l'imperatore aveva con la sua divinità protettrice, che l'aveva protetto praticamente sia nelle lotte civili contro Antonio, sia durante l'impero, che è un periodo in cui viene assicurata pace e benessere. Ancora che ritroviamo il collegamento con la sua divinità, perciò dicevo prima, bisogna fare riferimento al Pantheon a cui dichiaravano i soggetti di collegarsi. Augusto sempre qui con la testa praticamente ricoperta di alloro, ma in termini decorativi, ma in termini di riferimento alla sua divinità. Nell'altra parte della moneta troviamo un Apollo con la lira. Il significato è questo: Augusto è protetto praticamente da Apollo e porta la corona di alloro in testa, ed è protetto perché Apollo assicura all'impero prosperità e pace, perché porta la lira praticamente e non porta l'arco, e quindi un periodo di pace. Ancora, in questi due cammei si ripetono quasi sempre le stesse cose, anche perché io ho scelto questi due soggetti per poter andare avanti. Quindi Livia con la testa cinta da una corona di vari elementi vegetali a rappresentare sostanzialmente il benessere e assomigliare a Cesare, e dall'altro lato Augusto con la corona, con la testa cinta da foglie di alloro, con delle sembianze tipicamente apollinee, come risulta in tante sculture della divinità. Questo cammeo invece che vedete qui è un cammeo molto non complicato, si presta ad una interpretazione diversa, nel senso che la testa di Augusto è cinta da due tipi di corona, una corona di querce ed una di olivo, che la corona di querce stava ad indicare la tradizione romana, cioè il rispetto dei costumi, delle tradizioni mos maiorum romani, e dall'altro lato c'è la corona di oliva, che era praticamente un elemento tipicamente greco,
è stato indicato l'intreccio tra le due corone che Augusto è colui che praticamente garantisce i costumi, le tradizioni romane e allo stesso tempo mantiene ed accetta un collegamento con quella che è la cultura greca, l'olivo, escludendo quelli che però erano gli aspetti di natura diciamo lussuriosi dell'ellenismo, la famigerata trifè, per essere chiaro, cioè l'ozio, la gioia di vivere, la gioia di vivere e la lussuria. Quindi Augusto garantisce questo. Quel tipo di camomilla sarà poi utilizzato come sigillo di stato dell'imperatore. Vado velocemente avanti, non so quanto tempo ho. Tu mi dici che mi perderò praticamente. Ovviamente gli elementi vegetali sono raffigurati anche nell'architettura, sia ben chiaro, però come dicevo prima l'architettura si ferma ai cittadini romani, sono quelli che stavano a Roma. Molto importante, ritroviamo per esempio nei templi dedicati ad Apollo, come nel tempio di Apollo Susiana, Apollo in circo, lungo il circo Flaminio che non c'è più, la trabiazione che vedete è un ramo di alloro riccamente decorato praticamente con delle foglie, quindi il collegamento è il tempio dedicato ad Apollo e con delle colonne praticamente dove in testa praticamente c'erano capitelli corinzi con delle foglie di acanto. L'acanto lo vediamo subito, poi a qualche secondo che rappresentava praticamente l'elemento della rinascita. Quindi l'acanto praticamente sui capitelli in cima alle colonne stava ad indicare il collegamento tra ciò che è divino e ciò che è terrestre e ciò che è divino. Quindi teniamo una serie di riferimenti di vario tipo, sempre ad Apollo, come potete vedere qui, con Augusto, praticamente i due alberelli su questa base augustea rappresentano gli onori decretati ad Augusto, la corona praticamente di spighe e di aquila rappresentano il benessere e l'emblema del potere romano, l'aquila. Nella terza parte, lì invece c'è un elemento molto importante, lì c'è rappresentata a parte un alberello di alloro, quindi il collegamento di Augusto con la divinità, ma c'è rappresentato un sacerdote che sta facendo un sacrificio praticamente. Questo sacerdote apparteneva al collegio sacerdotale di Quincem di Sacris Faciunis praticamente. Che cos'era? Un collegio sacerdotale che Augusto aveva ripristinato, non appena preso il potere, perché lui, come dire, era il garante dei costumi e tradizioni repubblicane, di cui egli stesso faceva parte. Quindi, simbolicamente, rappresenta sempre lo stesso concetto, Augusto, praticamente garante dei costumi romani. Qui troviamo invece, sempre dal teatro di Arles, nella Gallia Narbonense, troviamo questo altare di Apollo, sempre con questi due alberelli di alloro laterali, ed Apollo al centro. Quest'altra parte qui, l'altare di Cigni, erano sacri ed Apollo, che recano a lui una corona di alloro, quindi il collegamento con la divinità. Con, abbiamo detto, Ottaviano ed Antonio, lotto per il potere, però di Antonio non ci sono pervenute molti elementi, sculture, raffigurazioni che lo ritrarrebbero come Dioniso, perché Antonio quando è scivolato dal 39 a.C. fino al 31 con la sua vita lussuriosa con Cleopatra si è completamente trasformato e quindi andava in giro quando entrava ad Efeso la corda in mezzo a dei baccanti, gente che era ricoperta praticamente di ecre, di pietra, di satiri e così di seguito. Però sembra quasi che Antonio sia stato condannato a una specie di damnatio memoria, da non ricordare questi aspetti così lussuriosi della sua vita. Però possiamo fare riferimento a sculture come questa qui, di questo satiro o di Dioniso, rappresentato ovviamente con tralci di vite o di pietra, per cui è possibile immaginare come Antonio poteva essere stato raffigurato a suo tempo. 5 minuti, questa qua, saltiamo questa qua.
Ovviamente questa vita lussuriosa veniva rappresentata praticamente rappresentata sia il Dioniso con Confiti, con l'Etera, con la vita, ma anche in altre sculture in cui il Dio non c'era, come in questo caso qua, in cui troviamo Antino, che la cui testa è cinta praticamente da una corona di Etera. Decorativo? No, nella maniera più assoluta. Poiché l'Etera praticamente stava ad indicare l'elemento vegetale di Dioniso e indica la passione, praticamente l'amore per la vita lussuriosa, praticamente quest'etera sulla testa di Antino riproduce sostanzialmente, lancia il messaggio del legame, della passione amorosa che legava Antino all'imperatore Ariano. Ecco, questo è il messaggio che lanciano però le raffigurazioni praticamente di elementi vegetali le ritroviamo ovviamente anche in altri campi, come nel campo funerario o nel campo religioso. In questo caso qui teniamo questo pilastro di rose, d'accordo, che le rose rappresentano un elemento di gioia, un elemento di vita, che durante la festa delle rose che si teneva da maggio a giugno e delle viole, ambedue, venivano distribuite sulle tombe petali di rosa praticamente a ricordare la gioia praticamente della vita al defunto. Avanti ancora. E dicevamo, nell'ambito del contesto praticamente funerario, questi qui sono due pareti di due sarcofagi, ci sono di altre rappresentazioni, ovviamente con altre scene di carattere mitologico, con tritoni, nerei, praticamente di vario tipo, però abbiamo scelto queste qua con elementi vegetali. Nella prima finiamo gli amorini con ghirlanda, che regolano questa ghirlanda. A guardare bene sembrerebbe, dice, ma una bella decorazione sostanzialmente. Non è così praticamente, perché la ghirlanda, a guardarla nel dettaglio per bene, rappresentano le quattro stagioni praticamente: la primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno. Quella centrale divisa in due. E sostanzialmente regano tutti i frutti delle varie stagioni, quindi la primavera con i fiori, i frutti dell'estate, i frutti dell'autunno e dell'inverno. E gli amorini che sollevano questa ghirlanda sembrano reggerla al defunto, in effetti lo fanno affinché il defunto possa continuare a cibarsi nell'aldilà di quelli che sono i frutti della natura. Ecco, questo è il significato. Ed ecco, come dicevamo dall'inizio, praticamente sempre questo collegamento a elementi vegetali che regalano un messaggio iconografico praticamente. La parete di sotto, il sarcofago di sotto, invece rappresenta Dioniso che con sguardo estasiato guarda Arianna, a cui porge lo ciondolo di vino che Arianna dovrebbe riempire, però la cosa fa parte di altri personaggi, però insomma sullo sfondo potete vedere che c'è una vite con rigogliose praticamente grappoli di uva ad indicare la linfa vitale del figlio e il collegamento amoroso che lui aveva. Comunque, quanti figli? Due, chiudo. L'ara pacis è la parte dell'altare più importante. Ci sono rappresentazioni vegetali nelle pareti praticamente al contorno, che vedete di sotto, sono una novantina. Esse più che altro sono un alfabeto botanico, perché comunicano la rinascita di Roma. Sono tutte piante bulbose, vai avanti, che come potete vedere ognuna di quelle lancia un messaggio. Perché piante bulbose? Perché le bulbose rinascono in effetti ogni anno, e quindi c'è la rinascita di Roma la creazione del mito dell'impero con la rinascita stessa. Ognuno di questi aveva un significato, non abbiamo tempo per spiegarlo. Molto importante invece l'acanto,
molto rappresentato nei pannelli dell'Ara Pacis, perché l'agave è la pianta che sapete benissimo, in effetti, muore in condizioni di aridità, di incendio, di devastazione, e poi rinasce. Quindi rappresentava il senso, l'elemento della rinascita. Ecco perché stava posto sulla base dei capitelli, quindi il collegamento, ma di tante altre cose, sto chiudendo, di tante altre cose praticamente, di questa simbologia, diciamo così, del mondo romano, il cristianesimo in parte li ha trasformate, in parte le ha assorbite. Se pensate per esempio all'architettura, dove davanti ai templi e nelle terme romane ci stavano i lavori praticamente, le fontane zampillanti, il cristianesimo ne ha trasformato la funzione, per esempio li ha presi e gli ha assegnato la funzione di acqua e santiere nelle chiese cristiane, così come ha preso il concetto della rinascita dell'acanto e ha dipinto praticamente le volute di mausolei, praticamente di chiese, con delle spirali di acanto in senso praticamente di rinascita con il battesimo. E l'ultima ancora, questa no, in questa qui, che è l'ultima diapositiva, in effetti abbiamo un simbolismo abbastanza chiaro, una fusione praticamente simbolica tra l'acanto, pianta generatore di vita, di rinascita, da cui emerge questo, emerge la croce con il Cristo ad indicare in sostanza la risurrezione. Ecco come in sostanza gli elementi vegetali rappresentati in diversi spazi figurativi del periodo in argomento non erano mai in termini decorativi, ma avevano un messaggio che dovevano comunicare alla società del tempo. Grazie a tutti. Adesso abbiamo la professoressa Francesca Sogliani, Università degli Studi della Basilicata, archeologa e direttrice della scuola di specializzazione in beni archeologici di Matera, con la seguente relazione: nel vario medievale e l'uso delle piante mediterranee nella cucina e nei rimedi naturali, aspetti archeologici e iconografici. Siamo cronologicamente verso un periodo un po' successivo a quanto abbiamo potuto seguire nelle conferenze di chi mi ha preceduto, quindi verso il mondo medievale. Inizio questa mia chiacchierata con voi con una frase che mi è piaciuta e mi piace sempre utilizzare parlando di alimentazione, di rimedi naturali e quindi legandolo proprio all'argomento di oggi, perché a mio parere questa frase contiene buona parte delle linee tematiche connesse allo studio dell'alimentazione, tematiche che sono condivise anche dall'approccio più propriamente archeologico all'argomento, in particolar modo anche all'approccio che l'archeologia medievale utilizza nella sua accezione di disciplina che studia la storia della cultura materiale e quindi gli aspetti materiali delle attività finalizzate alla produzione, alla distribuzione,
e al consumo dei beni, e inoltre anche le condizioni che queste attività nel loro divenire comportano. È ben noto come la storia dell'alimentazione nel periodo alto medievale e medievale conti numerosi studi di grande qualità segnati dal contributo fondamentale di Massimo Montanari, che faccio scorrere un po' di copertine di volumi, di contributi su questi argomenti. Questo volume, L'alimentazione contadina nell'alto medioevo, che uscì a Napoli ancora nel 1979, costituì, diciamo, un punto fermo dell'inizio di questi studi. Vogliamo anche ricordare come la storiografia francese, già nell'esperienza delle annate degli anni 70, abbia affrontato i temi della cultura materiale e della storia dell'alimentazione, poi ripresi in un convegno a Modena nel 1980 e anche nel numero 8 della rivista Archeologia Medievale dell'anno successivo, che aveva un titolo abbastanza significativo, e cioè Problemi di storia dell'alimentazione nell'Italia medievale, costituendo quindi un momento di fondazione nello studio interdisciplinare dell'alimentazione nel Medioevo, in quanto in quella sede per la prima volta, e con un, diciamo, felice approccio che è anche stato ricordato precedentemente, erano stati messi insieme i lavori, le menti, le competenze di diversi ambiti disciplinari, quindi storici, archeologi e naturalisti. Per la prima volta appunto veniva affrontato questo insieme, diciamo, di approcci. Le ricerche che poi sono derivate nei decenni successivi hanno costituito una importante continuazione nel confronto tra le fonti scritte, particolarmente abbondanti quindi per il Medioevo, e le fonti archeologiche. Certamente il tema dell'alimentazione comporta una molteplicità di aspetti per tentare di ricostruire gli ambiti sociali e culturali, così come economici, delle comunità del passato, e anche delle scelte di indirizzo che nel nostro caso tenteremo di inquadrare nel settore specifico dei regimi alimentari in cui sia previsto il consumo di erbe e spezie in uso in molti dei contesti civili e religiosi di età medievale. Una premessa però necessaria va fatta per quanto riguarda il valore del cibo in una determinata società come quella medievale, perché si tratta di una società fortemente gerarchizzata e organizzata anche in maniera stratificata in classi, quindi se da una parte ci sono le classi della nobiltà e del clero, dall'altra parte ci sono i ceti subalterni di contadini e lavoratori. In questa dimensione, in cui era sottesa una sofferenza ricorrente nel reperimento e nella distribuzione del cibo causata da carestie e da una contrazione anche nei sistemi di sfruttamento agricolo delle campagne, il cibo e tutto quello che ovviamente aveva a che fare con il cibo diventava un forte simbolo di distinzione sociale. Qui vedete rappresentata uno degli esempi più diciamo efficaci di iconografie relative al tema del banchetto, l'arazzo di Bayeux, un prodotto importantissimo, un unicum nel suo genere di fine XI, inizio XII secolo, dove appunto viene rappresentato il banchetto dei personaggi aristocratici sulla destra e il banchetto dei militari che mangiano sugli scudi sulla sinistra. I ceti alti, cui spettava il dominio politico e religioso spirituale sul resto della popolazione, erano a loro volta articolati in diversi livelli, che ovviamente andavano dal re e dal papa, per poi seguire con duchi e vescovi, cavalieri e preti, ognuno sostanzialmente chiuso nella propria classe sociale a cui apparteneva per nascita. Ecco quindi che l'ostentamento e il palesamento dello status sociale dominante avveniva anche per mezzo di strumenti legati alla celebrazione del quotidiano, come per esempio il regime alimentare. E in questa prospettiva una delle distinzioni ben riconoscibili sia attraverso la documentazione scritta che quella materiale tra ceti dirigenti e classi inferiori era proprio il tipo di alimentazione.
per la nobiltà chiaramente era un'alimentazione caratterizzata da un grandissimo uso di carni, che erano anche simbolo di forza guerriera, di forza fisica, spesso carni pregiate che venivano cucinate in maniera anche raffinata, con l'aggiunta di spezie e di aromi, e anche accompagnate dall'uso del vino di buona qualità. Mentre per la maggior parte della popolazione l'alimentazione era prevalentemente caratterizzata da cereali, carne magari di seconda qualità, legumi e vino di seconda o terza scelta. Altro comparto chiaramente caratterizzava la dieta monastica, che è un altro enorme settore di indagine e che costituiva, diciamo, una enclave specifica di quell'ambiente. In linea di massima, questa grossa distinzione che era anche segnata dai regimi alimentari tra le classi sociali tende ad affievolirsi nel tardo medioevo. Chiaramente si sviluppano le attività dei mercanti, le economie si muovono in maniera più dinamica, i commercianti distribuiscono e hanno la possibilità di distribuire merci su raggi anche più lunghi, e quindi si affacciano sul panorama sociale nuove abitudini alimentari che sostanzialmente contribuiscono ad un generale miglioramento dell'uso di essenze vegetali, di carni, di vino e quant'altro. Questo panorama, in questo panorama socio-alimentare costituiva una costante, per così dire, trasversale l'uso delle spezie e delle erbe, delle essenze vegetali in generale, che venivano coltivate e consumate sia a scopo alimentare che a scopo medicinale. E quindi la grande varietà di risorse vegetali che caratterizza il mondo mediterraneo ha costituito senza dubbio fin dall'antichità una base alimentare sostanziale della dieta, nonché fonte di rimedi naturali. Sicuramente l'unica fonte di rimedi fino all'avvento della farmacologia moderna, e quindi essenziale per il sostentamento e la sopravvivenza delle popolazioni. Questa importanza, e su questo appunto vorrei concentrare il mio discorso, è presto manifestata nella esigenza di costruire dei repertori di classificazione di piante ed erbe e delle loro proprietà e benefici. Ecco quindi che la trattatistica dedicata è costituita dai famosi erbari. Con gli erbari si intende, col termine erbari, si intendono quei cataloghi già prodotti nell'antichità classica e senza soluzione di continuità fino alla fine del XV secolo, in cui sono raccolte le descrizioni delle piante, corredate dalle immari, in cui comparivano le definizioni in lingue diverse delle essenze e delle loro virtù farmacologiche. Particolarmente preziosa preziosi erano quegli erbari nei quali alla descrizione, diciamo, testuale veniva affiancata anche la raffigurazione iconica della pianta, al fine di fornire con un maggior grado di dettaglio l'immagine corrispondente di ogni singola essenza. A partire dall'undicesimo secolo le immagini vengono anche spesso affiancate dalla rappresentazione di figure umane. Questo in qualche modo esplicitava meglio la descrizione delle proprietà farmacologiche e anche a volte ne esemplificava nella rappresentazione gestuale i metodi di raccolta. Quindi era una specie di veramente di enciclopedia che serviva per comprendere sia la virtù della pianta o dell'erba o dell'essenza vegetale, ma anche in qualche modo il processo che stava dietro alla raccolta, alla lavorazione e all'uso di questa. Qua vedete in questa immagine un particolarissimo tipo di affiancamento dell'immagine umana a quella vegetale nella raffigurazione della mandragola. La mandragola è stata considerata da sempre una pianta un po' particolare, alla quale sono state attribuite virtù magiche proprio per la forma della radice che prendeva sembianze umane. In realtà è una pianta con potere anestetico
che però è entrata nell'immaginario collettivo come un qualcosa di assolutamente magico, addirittura viene utilizzata ancora nell'immaginario collettivo delle sette, delle week quotidiane, insomma contemporanee. Però è diciamo, l'esempio emblematico di abbinamento di figura umana con la figura vegetale. Allora, gli erbari costituiscono quindi delle fonti enormi, di enorme importanza per la storia delle scienze botaniche, per la storia delle scienze farmacologiche e anche però per la storia della raffigurazione scientifica, dell'illustrazione scientifica. La loro diciamo, produzione è una produzione antichissima, i trattati più antichi risalgono al IV secolo a.C., ma fin dalle prime testimonianze di questi trattati emerge una particolarità, e cioè una specifica e costante tipologia sia testuale che figurativa, nel senso che la grande importanza che veniva data, soprattutto su base empirica ovviamente, all'efficacia alimentare e terapeutica di ogni specie naturale, non consentiva modifiche o variazioni a descrizioni e immagini, cioè si era così certi che quella specie consentiva questi effetti o poteva essere utile per l'alimentazione, che era veramente complicato doverne cambiare le caratteristiche. Ne deriva una produzione di erbari piuttosto standardizzata, reiterata, cioè copiata poi in innumerevoli redazioni successive, in cui foglie, fiori, frutti e radici venivano codificati e illustrati in modo frontale e bidimensionale, con una struttura abbastanza simmetrica, e diventavano quasi dei simboli della proprietà che era associata, in parte perdendo a volte anche i riferimenti proprio alle caratteristiche naturali dell'essenza vegetale. Quindi non si intendeva assolutamente modificare descrizioni e immagini che erano state codificate nel tempo, e per questo le piante vengono copiate nella produzione degli erbari anche medievali, e voi troverete più o meno sempre la stessa raffigurazione della pianta che doveva rimandare automaticamente alle sue proprietà. Quindi un linguaggio figurativo convenzionale che però doveva essere riconoscibile. Per questo la ricchissima produzione degli erbari mantiene anche una continuità e una conservatività, potremmo dire, di carattere lessicale ed iconografico, anche se nel contempo acquisisce anche la fisionomia di uno strumento molto vivo. Perché? Proprio perché venivano utilizzati sempre, erano veramente degli strumenti molto noti, molto conosciuti, molto diffusi, venivano in continuazione glossati, commentati, integrati da nuove osservazioni. Quindi in questo senso, più che altre tipologie di codici, gli erbari vengono nelle diverse fasi di copiatura molto integrati e ampliati. Chiaramente la rassegna delle produzioni di erbari è molto vasta, la scorriamo molto velocemente insieme. Il più antico di cui abbiamo notizia è attribuito a Diocle di Calisto, un medico ateniese vissuto attorno al 350 a.C., ma non possiamo non ricordare ovviamente Teofrasto, scolaro ed erede dello stesso Aristotele, che fu autore di una Historia Plantarum, opera che sicuramente costituisce un testo, un nucleo diciamo di informazioni che verrà ripreso anche in seguito. Al III secolo a.C. poi va attribuita la prima descrizione di veleni vegetali e anche dei rispettivi antidoti, che è contenuta nell'opera del poeta alessandrino Nicandro di Colofone, anche questa probabilmente illustrata. Una figura invece fondamentale, perché da questa produzione derivano tutta una serie di opere successive, e quindi il ritorno del discorso della reiterazione di questo tipo di strumenti, fu Cratevo nel primo secolo a.C., che era il medico personale di Mitridate del Ponto,
a cui era stato attribuito il soprannome di rizotomo, cioè colui che tagliava le radici appunto per recuperare le piante ad uso medicinale, il nostro erborista praticamente. La sua opera fu importantissima, probabilmente forse perduta, ma la conosciamo perché l'ipotesi più acclarata è che fosse responsabile l'origine, diciamo, di un testo importantissimo redatto a Costantinopoli, presso la corte di Costantinopoli nel 512 d.C., noto come Codex Anice Iuliane. Questo codice, che è conosciuto anche come Codex Vindobonensis o Dioscoride di Vienna, è conservato a Vienna ed è ritenuto il più importante erbario figurato dell'antichità. Si può considerare forse la copia più antica dell'opera del medico greco Dioscoride, vissuto nel primo secolo a.C. È molto bella la storia di questo codice perché venne donato dal popolo di Costantinopoli ad Anicia Giuliana, che era la nipote dell'imperatore Valentiniano III, per ringraziarla della costruzione di una chiesa dedicata alla Madonna, per cui c'è anche, diciamo, un percorso, no, interessante che ci accerta dell'importanza di questo tipo di produzione letteraria, che addirittura veniva utilizzata come donativo imperiale. E questo codice venne conservato nelle biblioteche fino a che l'ultimo proprietario ormai abitava nella Costantinopoli diventata Istanbul, e qui nel 1568 venne scoperto dall'ambasciatore dell'imperatore Ferdinando I, il figlio dell'ultimo proprietario lo vendette poi all'imperatore Massimiliano d'Austria dietro il pagamento di 100 ducati d'oro, e con lui poi arrivò a Vienna. E quindi c'è un po' di storia anche della tradizione, no? Libraria. Quest'opera godette di una fortuna immensa, e questo ce lo testimoniano le tantissime annotazioni apposte a lato delle immagini, annotazioni in ebraico, in latino, in greco, in arabo, che attestano che questo testo passò di mano fino a tutta quanta la sua vita. A partire dal IX secolo abbiamo un altro tipo di importante produzione di questi erbari, che ci attestano ovviamente che cosa? Dell'importanza delle piante mediterranee, perché quello che è catalogato in questi repertori sono il nostro patrimonio di piante nel Mediterraneo. Dicevo, a partire dal IX secolo gli erbari, ed in particolare quello che ho già ricordato di Dioscoride, si diffondono tantissimo anche nel mondo arabo, dove la maggior parte di esse vede la luce tra il XII e il XIII secolo. La particolarità degli erbari nel mondo arabo è che accorpano degli elementi naturalistici di ascendenza classica, mutuati attraverso la cultura bizantina, e inseriti in elementi naturalistici propri della tradizione orientale. La stessa, diciamo, cultura di produzione degli erbari si sviluppa anche in ambito occidentale, e qui devo ricordare un'opera attribuita, un erbario attribuito allo pseudo Apuleio, che come particolarità ha l'inserimento di elementi magici all'interno delle declaratorie, diciamo, dell'erbario, che però non trovano riscontro per esempio nei testi originali di ambito greco. Quindi c'è anche una, diciamo, articolazione, una declinazione dell'elemento vegetale verso il concetto di magia, ma questo è anche abbastanza semplice, perché chiaramente è proprio perché molte piante avevano delle proprietà, diciamo, farmacologiche, era abbastanza semplice poi trovare un'accelerazione, una enfatizzazione dell'efficacia in termini, diciamo, magici. Uno spazio quindi poi sempre più consistente vengono anche ad assumere alcune concezioni come quelle degli umori, che in qualche modo venivano accentuate dall'uso di queste erbe. E da
offrì moltissime copie nei monasteri, l'abbazia di Montecassino è una delle maggiori, dei maggiori laboratori, dei più fertili laboratori di trascrizione di erbari, che poi trovano anche in ambito occidentale sviluppo nella grande produzione, per esempio legata alla scuola salernitana di Vai Tacuina Sanitatis, e anche nelle produzioni poi ovviamente più tarde, nel corso del XIV e XV secolo, soprattutto in Italia, venne realizzato un grandissimo numero di erbari in latino e in lingua volgare anche, che in qualche modo ereditavano tutto il patrimonio precedente, sia di carattere lessicale che di carattere figurativo. E anche qua subentrano ancora la presenza di formule magiche, di scongiuri, di figure di angeli, di animali fantastici. Siamo anche nel momento dei bestiari, no, medievali, che in qualche modo confluiscono nelle raffigurazioni di questi erbari, che ci riproducono ovviamente che cosa? Ci riproducono tutto l'insieme delle specie che venivano utilizzate sia nell'alimentazione come apporto vegetale dell'alimentazione, sia a scopo ovviamente medicamentoso. Qui ovviamente vi faccio scorrere solamente delle immagini, ma negli orti medievali, questo lo sappiamo per esempio anche da altre fonti come il Capitulare de Villis di Carlo Magno, di tanto medievale, ma anche altri trattati di botanica, per esempio accanto agli erbari specifici, sappiamo che venivano coltivate le specie arboree, la rosa oppure il cetriolo, il melone, la zucca, il rosmarino, il sedano, sono tutte state già citate prima di me, però nelle immagini che io ho inserito, chiaramente, sì, ho finito, che ho inserito, ci sono tutte le specifiche anche sia delle proprietà farmacologiche che anche dell'uso alimentare delle diverse piante. Chiaramente tutto questo insieme di prodotti, perché in realtà si tratta ovviamente anche di prodotti, no, della terra che venivano utilizzati, dal punto di vista dell'approccio archeologico hanno diversi tipi di inserimento nelle linee tematiche di ricerca. Ve li accenno solamente perché sostanzialmente costituiscono una parte anche dell'analisi archeologica. Lo studio delle piante ha a che fare con le economie di produzione, di coltivazione, quindi con lo studio ovviamente dei sistemi di colture che passano, diciamo, dal Medioevo dall'età antica al Medioevo. Hanno a che fare con i sistemi di uso delle derrate alimentari sulle mense, e quindi sono collegati ovviamente alle diverse tipologie, all'utilizzo di determinati tipi di coltura oppure di stoviglie per consumare le derrate alimentari. Hanno a che fare ovviamente con le tecniche di produzione agricola, ma hanno a che fare anche con la ricostruzione del paesaggio. La ricostruzione del paesaggio è un sistema che si avvale ovviamente delle analisi archeometriche più recenti, e quindi vi accenno solamente al sistema, diciamo, di repertorio delle specie vegetali attraverso le analisi archeobotaniche che il collega ha già citato prima. L'analisi archeobotanica ci consente di leggere che cosa? I pollini e i macroresti, i carporesti, cioè tutti quei resti delle specie vegetali che sono state consumate nei diversi contesti d'uso. E quindi attraverso un'analisi congiunta tra i repertori delle fonti scritte, in questo caso i nostri erbari, i repertori iconografici, quindi gli apparati figurativi degli erbari o delle miniature ovviamente di cui avete visto qualche esempio, lo studio archeometrico sulle analisi, diciamo, sugli ecofatti, sulle analisi polliniche, sui carporesti che noi zoomiamo dagli scavi archeologici, e le analisi congiunte ovviamente anche sulle variazioni climatiche, no, che si inseriscono nella valutazione ovviamente del coltivato, delle piante e delle specie utilizzate,
ci consentono in qualche modo di ricostruire un paesaggio, che è un paesaggio economico sostanzialmente, nel quale diciamo, le piante, soprattutto nel nostro mondo mediterraneo, sono uno dei principali protagonisti. Grazie. Ringraziamo la professoressa Pagliani e passiamo alla prossima relazione. Dunque, il relatore Maurizio Fressinet è sostituito dalla dottoressa Silvia Capasso della stessa associazione, cioè Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale. Il titolo della relazione è Ecosistema Macchia Mediterranea, importanza del rapporto vegetazione fauna e biodiversità faunistica. Buongiorno a tutti. Allora, finora abbiamo visto un po' la macchia mediterranea dal punto di vista botanico, con tantissime sfaccettature e tantissimi aspetti. Adesso vedremo un po' la biodiversità faunistica, vedremo come in realtà la fauna sia estremamente legata ovviamente alla vegetazione, anche con forme di adattamenti particolari e forme di coevoluzione. Allora, innanzitutto, non si vedono le scritte? Ne ho poche, pochissime, però... innanzitutto la fauna della macchia mediterranea è povera di elementi tipici, cioè no? le specie che vivono esclusivamente nella macchia mediterranea sono poche, le ritroviamo soprattutto all'interno degli invertebrati, ma in generale non ce ne sono molte. In compenso però la ricchezza di specie, cioè il numero di specie che frequentano la macchia mediterranea è alto. Questo perché ci sono batte innanzitutto e anche in più periodi dell'anno. Questo ovviamente favorisce la presenza di diverse specie. Allora, innanzitutto gli adattamenti che ha la fauna all'interno della macchia mediterranea, come dicevo prima, sono diversi. Trovare un altro formato magari. Ma che cos'è, un biglietto? No, è un PowerPoint. Allora, qui c'è la parte sugli adattamenti. Dicevo, la fauna è comunque particolarmente adattata all'ambiente in cui si trova. La macchia mediterranea per gli animali offre soprattutto in estate una serie di criticità. Ovviamente il fatto che c'è poca acqua, che il clima è mite in periodo invernale ma diventa abbastanza secco e arido in periodo estivo, è per gli animali un fattore limitante. E quindi si sono adattati con una serie di particolarità. Ci sono animali che per esempio evitano di fare attività nei periodi più caldi o più freddi, quindi gli animali vanno in estivazione o in ibernazione, cioè rallentano i propri ritmi di vita in questi periodi critici in modo tale da sopravvivere e andare oltre. Altre specie per esempio lavorano di più, diciamo, fanno attività di più nelle fasce orarie più fresche. Questo per esempio lo vediamo soprattutto negli uccelli, che nei periodi
particolarmente caldi tendono ad essere attivi o verso l'alba o verso il tramonto, quindi evitano totalmente le ore centrali. Per quanto riguarda gli invertebrati invece, molte specie che vivono nel suolo fanno, diciamo, degli spostamenti verticali all'interno del suolo. Nei periodi di siccità tendono ad andare più in profondità, dove possono trovare dei problemi diversi, e tendono poi a risalire in superficie, soprattutto con l'autunno, quindi con l'arrivo delle piogge. Oppure altri animali tendono a ricavarsi all'interno della macchia mediterranea dei piccoli microecosistemi con dei microclimi diversi, per esempio spaccature delle rocce, radici delle piante, dove ovviamente anche nei periodi più caldi possono trovare delle condizioni un po' differenti. Tra i vari animali che vedremo, le chiocciole, in generale sappiamo che chiocciole e lumache amano tantissimo l'umidità. Come fare allora a sopravvivere in un ambiente come quello della macchia mediterranea? Innanzitutto, diciamo, come se si chiudessero letteralmente in casa. Questa specie di chiocciola, che è proprio tipica della macchia mediterranea, ha un opercolo e nei periodi di siccità si chiude all'interno del guscio e chiude il guscio con un opercolo. È proprio adattata quindi per cercare poi di mantenere una umidità all'interno della casa e quindi sopravvivere. Altre specie invece di avere un opercolo fisso come questo costruiscono quelle membrane che forse abbiamo visto a volte sulle chiocciole e sono temporanee, però diciamo che il tipo di adattamento è lo stesso. Farfalle all'interno della macchia mediterranea ne troviamo tantissime, molte non sono legate solo alla macchia ma quindi si ritrovano pure in prati, aree agricole eccetera. Questa specie, la farfalla del corbezzolo, quindi ha come pianta nutrice, cioè pianta sulle quali depone le uova, proprio il corbezzolo, quindi è particolarmente legata alla macchia mediterranea e ha anche un'altra particolarità, diciamo, guardandola, studiandola, ci fa tornare parecchio indietro nel tempo perché è un relitto tropicale. Praticamente ha iniziato ad evolversi, a formarsi quando il Mediterraneo era nella cosiddetta crisi di salinità, ridotto a una serie di laghi salati con terre emerse che collegavano quindi l'attuale Europa all'Africa. Tanto è vero che le altre specie di questo genere le ritroviamo soltanto nell'Africa tropicale, quindi ci testimonia un po' questo aspetto. Altra farfalla della macchia mediterranea è il silvano azzurro, che ha questa particolare colorazione, diciamo con chiaro scuri sia sulle ali superiori che inferiori, che si è evolizzato, è proprio una forma di mimetismo all'interno della macchia mediterranea, visto che, come è stato detto stamattina, molte foglie della macchia mediterranea hanno le pagine lucide e quindi tra diciamo, la lucentezza dei raggi del sole che vanno su queste pagine e poi le ombre si creano dei chiaroscuri che permettono a farfalle con questa colorazione di mimetizzarsi. Non mancano le farfalle notturne come la Sfinge Leopardia, le falene. Per quanto riguarda invece gli anfibi, ovviamente un ambiente con poca acqua come in generale la macchia mediterranea non offre, diciamo, non è proprio l'ideale per gli anfibi, però l'idrosco smeraldino e la raganella italiana riescono a sopravvivere in ambienti del genere perché usano l'acqua soltanto in periodo riproduttivo, quindi giusto nella fase di deposizione delle uova, dopodiché possono vivere tranquillamente fuori dall'acqua. Anche però che la raganella ha pure le ventose perché è adattata a vivere sugli arbusti e sugli alberi, quindi le ritroviamo nella macchia mediterranea. Più numerose le specie di rettili, a parte la lucertola comune che non ho messo, c'è il geco per esempio, che siamo abituati pure a vederlo nelle case. Questo esemplare in particolare perché ha due code. Troviamo questa specie particolarmente importante, la vestigine di Hermann, che è innanzitutto in diminuzione, sia per perdita di habitat, un po' anche per bracconaggio, ed è proprio tipica della macchia mediterranea, in particolare della macchia bassa della fascia retrolunare, ed è purtroppo molto in diminuzione, quindi ovviamente specie protetta. Troviamo una serie di serpenti. In rappresentanza un po' di tutti ho messo questo che è il cervone, il cosiddetto gigante buono. Qui in Basilicata c'è ancora una bella popolazione di questa specie che in alcune zone invece sta diventando piuttosto rara. Come la gran parte dei serpenti nostri è totalmente innocuo, tant'è vero che è chiamato gigante buono, gigante perché è uno dei serpenti che raggiunge le maggiori dimensioni, supera anche i 2 metri,
e buono perché è veramente particolarmente docile, anche se catturato per esempio non tende mai a mordere. È meno diffuso di altri, per esempio il bianco, quello tutto nero, che si trova spesso anche schiacciato lungo le strade, che è chiamato volgarmente biscia, anche se in realtà non è una biscia. Quindi ne abbiamo diversi, poi c'è il saettone, che è ancora un'altra specie. Numerosissimi anche i piccoli mammiferi, che utilizzano la macchia mediterranea per nutrirsi. Il moscardino, che è una specie sia di bosco che di macchia, fa per esempio il nido sugli arbusti, quindi lo utilizza in modo particolare. Poi anche i piccoli mammiferi insettivori come questo è il mustiolo, il più piccolo mammifero europeo, parente delle crocidure e dei toporagni, che pure possono frequentare la macchia mediterranea. Allora, il Calosurus, parlando di mammiferi, in particolar modo di piccoli mammiferi, in un contesto come Maratea, non posso non parlare del Calosurus, perché è detto, diciamo, scoiattolo variabile. È una specie che innanzitutto è allottona, quindi è un esotico ed è diciamo, in diffusione mediterranea meridionale a partire proprio da Maratea, perché nel 1985, probabilmente in maniera accidentale da qualche giardino privato, alcuni individui di questa specie sono fuggiti e hanno cominciato a riprodursi rapidamente e a colonizzare purtroppo ecco, in questa direzione, soprattutto perché si sono spinti anche verso sud, ma soprattutto andando verso nord nel parco del Cilento. Hanno colonizzato quindi buona parte della fascia costiera. Non sono tipici di macchia, però utilizzano la macchia comunque negli spostamenti, perché sappiamo che qui è frammessa ai boschi e quindi la utilizzano. E purtroppo questa specie è fortemente in espansione, come si vede dalla cartina, forse 25 anni fa era già arrivata a Marina di Camerota, probabilmente è ancora oltre. Ed è un problema perché innanzitutto può essere in competizione con il nostro scoiattolo, lo scoiattolo rosso, e poi è una specie che in periodo invernale si nutre quasi completamente di corteccia, quindi danneggia anche gli alberi. Veniamo adesso agli uccelli. Avevo scritto che per gli uccelli in effetti la macchia mediterranea è come un condominio che cambia abitanti nel corso dell'anno, ed è così perché da un punto di vista avifaunistico abbiamo dei cambiamenti nel corso dell'anno, cioè ci sono specie di uccelli che vivono nella macchia mediterranea tutto l'anno, quindi che fanno anche il nido, si riproducono, specie che invece la utilizzano esclusivamente nei periodi di migrazione e specie che la utilizzano in periodo invernale. Allora, cominciamo dalle specie che vivono nella macchia mediterranea tutto l'anno. Innanzitutto, parlando diciamo ad un ornitologo di uccelli della macchia mediterranea, il primo che vi dirà senza alcun dubbio è l'occhio rosso, perché diciamo proprio tipico, fa il nido all'interno della macchia mediterranea ed è una specie che vi resta tutto l'anno, a differenza per esempio della, questo sempre l'occhio rosso, a differenza della sterpazzolina che invece nidifica nella macchia mediterranea ma poi va in Africa a svernare. Altra specie della macchia mediterranea è la magnanina, come la precedente sverna in Africa. Poi c'è il fiorrancino, anche questo non è esclusivo della macchia, lo troviamo anche nei boschi, una specie molto piccola, caratterizzata da questa colorazione gialla sulla testa o arancione nel caso del maschio, questo è un esemplare femmina, quindi gialla. Poi c'è il bruccione, uno degli uccelli più belli che abbiamo in Italia, secondo me, è un insettivoro, come si vede anche dal Beccolungo, anche parte degli uccelli che abbiamo visto prima sono insettivori. Questo fa il nido all'interno delle pareti sabbiose, anche zone calanchive, però utilizza la macchia mediterranea proprio per andare alla ricerca degli insetti. Ed è una specie che viene da noi soltanto per nidificare, poi ritorna in Africa, è subsahariana, quindi passa lì la parte invernale. Simile anche al discorso delle averle, la verla piccola e la verla capirussa, anche queste trascorrono l'inverno in Africa, vengono da noi e nidificano nella macchia mediterranea. Tra l'altro fanno il nido proprio sugli arbusti, quindi queste sono particolarmente legate alla macchia. E anche una particolarità un po' tutte le averle. Fanno delle dispense alimentari, questa cosa sembra un po' cruenta, prendono le prede e le infissano letteralmente o sulle spine degli arbusti
o sul filo spinato, eccetera, e utilizzano poi quando ne hanno bisogno, quindi una sorta proprio di dispensa alimentare. Non mancano nella macchina di pesani i rapaci, il pacco vecchiaiolo per esempio è un soprattutto un insettivoro, si nutre di grossi insetti, è parecchio legato alla macchia mediterranea, lo stesso anche il biancone, che invece cattura nella macchia mediterranea soprattutto serpenti, infatti è chiamato anche l'aquila dei serpenti, aveva catturato un diacco nella fotografia. Anche i rapaci notturni, sicuramente più legato alla macchia mediterranea è l'assiolo. Come si vede dalla colorazione del piumaggio, tende a mimetizzarsi sulle cortecce degli alberi ed è una specie molto termofila, quindi ama le temperature abbastanza alte, quindi la macchia mediterranea è l'ideale. Stessa cosa anche per il succiacape, che non è un rapace, però che è una specie che si muove anche questa di notte o al crepuscolo. E ha questa particolarità di avere il becco che sembra piccolissimo, come vedete nella fotografia grande, poi in realtà all'occorrenza lo spalanca in dismisura, insomma, perché si nutre, muovendosi soprattutto di notte, di grosse farfalle notturne e altri insetti notturni, quindi ha bisogno di spalancare la bocca poi per poterli mangiare. Vediamo adesso invece le specie che frequentano la macchia in inverno e soprattutto perché frequentano la macchia in inverno. Non si vede, però ci sono tre motivi principali. Innanzitutto il clima mite, ovviamente la macchia mediterranea ha un clima mite rispetto ad altri ecosistemi. Poi il fatto che trovano, proprio per la presenza di questo clima mite, insetti quasi per tutto il periodo invernale, quindi fonte di cibo. E poi hanno sicuramente una protezione. Mentre nei boschi di latifoglie in inverno ovviamente il bosco si diventa spoglio e quindi visivamente non si sentono più protetti, invece all'interno della macchia mediterranea c'è questa protezione tutto l'anno. Le specie che utilizzano la macchia mediterranea in inverno sono diverse. Abbiamo per esempio il pettirosso e Prunella modularis, che sono entrambi specie che nidificano le specie sulle zone collinari e montane e scendono poi in zone di macchia mediterranea esclusivamente per trascorrere l'inverno. Per quanto riguarda invece le specie migratrici, abbiamo il cosiddetto popolo migratore, diciamo, fattore molto importante, la chiave del successo, è la sincronia. Molti uccelli utilizzano la macchia mediterranea durante i periodi di migrazione come aree di sosta, perché la macchia mediterranea offre anche in periodi, diciamo, non consoni, come per esempio l'autunno, dei frutti. Qua abbiamo per esempio ginepro, mirto, filidea, corbezzolo, tutte bacche e frutti autunnali. Quindi in periodo autunnale molti uccelli si fermano nella macchia mediterranea proprio per nutrirsene, quindi rifocillarsi prima di continuare il viaggio. Per cui la sincronia tra diciamo, le bacche e la migrazione è fondamentale. Un uccello che sfrutta questo è il beccafico. Su questa specie per esempio è stato fatto uno studio una trentina di anni fa a Vivara, che è un isolotto campano interamente ricoperto di macchia mediterranea, e questa specie riesce, grazie proprio a questi frutti autunnali, ad ingrassare e mettere su peso, che ovviamente si trasforma poi per gli animali in energia per poter raggiungere le zone poi di svernamento o di nidificazione, quindi diciamo il loro obiettivo, riescono praticamente a ingrassare tantissimo. È stato visto per esempio che riescono a fare 800 km grazie al grasso che accumulano, 800 o addirittura in alcuni casi 1800. Questo significa che dalle nostre zone arrivano direttamente in Nord Africa o in alcuni casi addirittura a sud del Sahara. Quindi il fatto, insomma, di avere le bacche a disposizione è fondamentale. Altre specie che utilizzano la macchia in migrazione sono per esempio lo stiaccino, che talvolta resta anche a svernare, il ruì verde e la baia nera, che pure è un tipico insettivoro che frequenta la macchia mediterranea. Okay. Vi lascio, c'era una frase qua. Saluto. Grazie per l'attenzione. La penultima relazione, il dottor Rino Corriello, Università di Studi di Napoli, Federico II, Dipartimento di Architettura, Maria Agronomo.
Vi assicuro che sarà un impiego delle piante della macchia mediterranea negli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana. Quindi le ultime due relazioni sono affidative. Allora, qual è quello? Ripetici. Innanzitutto mi presento la carissima amica, dottoressa Maria Grotta, amica di tante battaglie proprio concrete sul territorio, per riportare quella che è la natura, i caratteri e la naturalità in ambienti che naturali non sono affatto. Si qua si unisce il fatto che io ho una voce bassissima. Portare la natura in città con gli interventi della riqualificazione e della rigenerazione urbana che oggigiorno vanno anche per la maggiore, si sente parlare di urbanistica sempre volta al termine di sostenibilità, spesso abitato, vediamo anche perché e come si può effettivamente ottenere la sostenibilità in ambiti urbani, queste soprattutto fondamentale per le generazioni dei giovani architetti, giovani urbanisti e tutti coloro che vogliono portare nel futuro ciò che anche appartiene al nostro passato e alla naturalità dei nostri luoghi. Da dove parto? Qua non so che funziona. Genova, perché Genova è una città del Mediterraneo, una delle più importanti città mediterranee. Però fateci caso, chi va a Genova e vuole fare, vuole prendere l'immagine del faro di Genova, che è il simbolo della città, deve iniziare a fare dei contorsionismi, perché vuole prendere chiaramente non solo la bellezza architettonica del faro, ma anche ciò su quale il promontorio su quale il faro sorge e possibilmente anche con delle piante che lo attorniano. Perché fa il contorsionista? Perché questo è il faro di Genova, è circondato, la strada sta completamente all'interno della città. Allora, chi non è abituato ad andare a Genova rimane stupito, ma io sono rimasto malissimo quando a vedere il faro di Genova. Ora, gli ambiti operativi delle nostre città sono queste cose, anche Napoli, questo è il porto di Napoli, e molto spesso quante volte ci hanno sentito dire negli ambiti di riqualificazione della città di Napoli facciamo il corridoio biologico tra il porto di Napoli e la collina di San Martino. Mo, l'ha detto proprio un attimo fa la dottoressa che sono tantissime specie migratrici che arrivano dal Nord Africa alla volta dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo e non dico il nome chiaramente, ma ci fu un assessore dei lavori pubblici di Napoli e cioè disse io voglio un corridoio biologico perché arrivano le quaglie. Allora io mi dico se una quaglia arriva a Napoli scema, quindi proprio per un fatto di selezione naturale aveva a disposizione tanti posti naturali, ma la terra si va a fermare a Napoli, allora è scema. In più deve raggiungere l'area, diciamo, a ridosso del porto, quindi qui dovete passare la SNAP, tutte quelle cose lì, per arrivare a San Martino. Dice, ma noi perciò abbiamo chiamato l'agronomo o il naturalista, perché deve arrivare a San Martino, si sono dimenticati della città anulare che si, appunto, si sviluppa sotto la collina di San Martino,
confondendo che cosa? Il concetto di corridoio violato e biologico con un filare di alberi, perché molto spesso tantissime persone, oggi sono colpevoli perché abbiamo ormai 30 anni che ci lamentiamo che il filare di alberi non è un corridoio biologico, ma il corridoio biologico è una linea, vabbè, questo non è un corridoio biologico, è una linea che deve terminare con lo farò così, una serie di ambienti per essere definita. Le città nelle quali si va ad operare, voi state in un paradiso terrestre a Malatea, però le grandi città, questa è Napoli, ecco, offrono un panorama del genere e sì, dove la natura, che pure ancora alberga in questi luoghi, ma ha un carattere residuale, giardini molto spesso nascosti e con pochi elementi di naturalità. I vicoli di Napoli li conosciamo tutti, ma sono uguali a tutti i vicoli delle città che si affacciano sul mare, altri come palazzi, altri stretti dove la luce del sole non raggiunge nemmeno all'ambito del suolo. Però è arrivato il piano nazionale di riqualificazione delle periferie, stanziati 192 miliardi in tutta Italia. Milioni in tutta Italia, ora 192 milioni tutti da per riqualificare le periferie, è un qualche cosa di perciò sono messo Totò con Antonio, perché era un fatto tipico degli slogan che si dicono ma che non hanno una ripercussione. Sapete perché? Perché poi chiamano la dottoressa Glutta, naturalista, biologi, gli agronomi, e dicono andiamo in periferia e andiamola a riqualificare, cioè in tutta Italia arriva mezzo milione magari in provincia di Napoli, ma che stia a provincia di Napoli, cioè questa è la periferia di Napoli. Allora una marea, un qualche cosa di caotico, di informe, dove il tessuto naturale è estremamente impossibile neanche da poter riuscire. Abitandoci dentro, questi sono gli spazi della periferia, guardate quanto sono belli, questo è il Ponticelli, questo l'ho fatto domenica scorsa, queste foto perché mi servivano per una conferenza di ieri, però sono anche gli ambiti dove ancora permangono delle zone residuali di macchia, chiamiamola così, prima che diventino proprio totalmente luoghi di discarica abusiva si dovrebbe ripartire da questi. E proprio questi sono i piloni della tangenziale di Napoli, questo è un parco che cioè è un terreno sul quale ci fu dato il progetto di fare due grandi parcheggi. Ora, i progettisti avrebbero avuto la possibilità di costruire due parcheggi diciamo interrati, poi anche sopraelevati, a patto di fare un parco naturalistico anche fruibile alla popolazione, chiaramente anche per i portatori di handicap. Io fui chiamato come agronomo per fare il parco, in effetti hanno fatto dei parcheggi ma il parco non è stato mai realizzato. Lì è un'area dove ancora permangono dei residui, ma questa è stata fatta in febbraio e c'è quella ginestra di Fiorentino, quella è la ginestra che ancora attesta una presenza di macchia. Questa è l'area prima del, proprio a livello del primo sbancamento, ed è lì proprio l'area dove io avevo previsto questo sì come corridoio biologico, cioè unire le due aree, quella più vicina alla collina del Povero e quella che appunto si sviluppa oltre i piloni, un insieme di microambienti atti a formare un corridoio biologico con le varie specie che ancora vivono, permangono e passando si possono pure fermare. Questo sia una valenza, non l'hanno fatto. Parlare di rigenerazione urbana, e qua arriviamo un pochettino allo sviluppo sul futuro di tutte le città, non potremo prescindere dal garantire l'attecchimento del verde su ogni tipo di superficie di supporto. Si parla di giardino verde, pensi ai giardini verticali, sono le immagini della città del futuro. Non abbiamo inventato niente di nuovo, la natura, questo ci ha pensato da sempre, questo è un rudere che si trova in Irpinia, l'ho fotografato andando in Irpinia,
e vedevo questi alberelli che stavano nascendo sui, appunto in uno stato rizosferico nullo, non c'era proprio lo stato di terreno per poter appunto abbandicarsi e colonizzare il tutere. In effetti con i giardini pensili in pochissimo spazio si riescono a mettere piante vegetali, cioè piante arboree, erbacee, anche arbustive, cioè erbacee arbustive, anche arboree. E fino a poco tempo fa si diceva che la macchia mediterranea non potesse essere utilizzata per il giardino pensile. I giardini pensili sono importanti perché riescono a garantire almeno dei punti, nel loro insieme costituirebbero un verde che altrimenti non potremmo portare in città. Ma la macchia mediterranea, gli elementi della macchia possono benissimo essere utilizzati. A Tokyo, all'ultimo piano del parte del Museo delle Scienze di Tokyo, vi è una sezione pensile ovviamente dedicata a tutte le piante adattabili al giardino a pensile dei vari biomi. Il bioma corrispondente alla macchia mediterranea, ci sono queste piante che possono essere utilizzate anche per i giardini pensili a Tokyo, ci hanno pensato. Però non è vero che poi non si può fare un giardino pensile, questi sono i giardini pensili che si trovano in area flegrea, vedete ci sta lo sfondo del di Ischia, la Procida, di mare, c'è anche un po' di, cioè ci sta pure il promontorio del, come se, fatto pubblicare così, il giardino di qua ci sta l'olivo, il pittosporo, vabbè, e la lavanza, piante erbacee. Questo è un giardino pensile provincia di Bari o Bari stessa con Corbezzolo, vabbè, ci hanno spiegato che le funzioni non sono di qua. Poi è Matera, va benissimo, guarda, queste cose sono i flash che ci danno in facoltà. A me interessa arrivare al progetto. Allora mi spieghi un attimo, no? Perché può essere la prossima. Questa per caso la riconosce? No, sa perché le chiedo questo? Perché questo è il mio, lo chiedo ogni volta che faccio una conferenza non chiaramente accademica, questo deve essere un fatto conviviale qui. Ma scusate, secondo me questo è un blitz. Questo è un giardino pensile, dicono, ci sta, l'albero ci potrebbe andare, l'olivo, le piante di lavanda, il prato, tutto. Ci sono i tetti delle case finitime a livello. Ma scusate, ma che ci fanno cancello con tante di tettoia? Quasi come si debba defenestrare, però se piove non si può bagnare. Cioè non che qua ci sta un cancello con tanto di pasto carrabile. Allora secondo me questo è una costruzione fotografica. Rende l'idea, ma non da, cioè questo cancello con la tettoia all'ultimo piano, con un pasto carrabile, due sono le cose. O ci devono passare le macchine, oppure per le eventuali sostituzioni di piante, ma spenderanno quei soldi. Quindi io lo chiedo semplice, questa è l'idea che si può ottenere, ma io credo che questa sia una alterazione. Quello che invece è importante oggigiorno, anche per lo spazio comunitario delle nostre città, è il verde verticale, iniziato, fu inventato da Blanc, un biologo francese che ha pensato di rinvertire le facciate dei palazzi con un insieme di piante che prevede che possono diventare di qualunque tipo di dimensione e che però si sviluppano in uno spazio radicale ridottissimo e vi è bisogno anche di una intercapedine tra il pannello che mantiene qualunque tipo di piante e è la struttura per far passare necessariamente i tubi dell'acqua per la irrigazione. Questo è possibile ovunque, anche in area mediterranea. Infatti prima si diceva, ma quello poi le piante mediterranee soffrono il caldo, se soffrono la siccità, ma guardate, proprio questo invece andrebbe a nostro favore. Esiste questo qua. Dov'è questa? Io penso che sia a Barcellona, ho sempre detto questo, magari in Spagna, certamente nell'ambiente mediterraneo. Verde pensi, questo è Cagliari, no, è Cagliari, me l'hanno portato, ho detto questo è Cagliari,
è una parete verticale in un giardino pubblico di Cagliari. Dice, scusate, ma perché per risparmiare non ci andiamo a mettere un pellula gigante, come c'è sempre stato, che ricopre il muro e si risparmia pure? E dico, no, ma bisogna andare incontro alla modernità. In più, queste realizzazioni danno la possibilità di avere più specie in uno stesso manufatto e di conseguenza dare anche un connotato di modernità. Dobbiamo un pochettino andare anche incontro a ciò che sarà la città del futuro. Io propongo, la sto proponendo da 2 anni, questa è una traversa di Napoli, una traversa di Via Duomo a Napoli, dove chiaramente sono tutti i muri che se ne cadono, là è il Gesù vecchio, e quella è una parete di riferimento, un verde verticale. Dico sempre, creiamo una parete verde anche a Napoli, la prima nel sud a livello pubblico, perché ce ne sono, però sono a livello privato e ancora hanno un carattere di realizzazioni di nicchia, perché restano costose, in quanto da Roma in giù, poi vi spiego anche perché, non ci sono né architetti che lo fanno, né i paesi che producono le piante, che sono, questo sì, trattate, non sono OGM, sono trattate per poter avere nella soluzione circolante che noi andiamo a dare per la loro irrigazione anche un miscuglio di ormoni o di sostanze che vengono prese dalla pianta e ne determinano la crescita secondo anche un modello che noi vogliamo raggiungere, perché qua c'ero passato, vabbè. Vogliamo quindi, ci sono addirittura dei quadri, lo potete vedere su internet, a Londra hanno fatto dei like, perché non l'ho visto, perché quelli di Londra, ci stava un quadro, una parete verticale con un quadro di Van Gogh perfettamente riprodotto. Ora, quello che noi diciamo sempre da una vita, anziché utilizzare le piante all'occhio della testana, la nostra flora, si può ottenere anche verde pubblico tradizionale, le piante mediterranee. Ma insomma, non è possibile che a Pescara, questa me la chiamo una riqualificazione ambientale, e quest'altra qua non è un'altra riqualificazione che passa per la riqualificazione ambientale, cioè fanno a tutta forza giardino all'inglese, costosissimo, una perdita d'acqua terribile per la cittadinanza, quando si può benissimo utilizzare gli elementi della flora mediterranea. Questo è il centro direzionale di Napoli. Vedete, queste sono tutte delle realizzazioni fatte con Teucrium e altre piante della macchia mediterranea. Vedete come assolvono egregiamente la loro funzione estetica, più oltre tutte quelle che diciamo le piante svolgono in ambito urbano, ma in un simposio di persone che si interessano di ambiente, chi è naturalista, chi è biologo, chi è agronomo, chi è architetto, si sa che le piante non sono soltanto un abbellimento, ma svolgono tutta una serie di servizi economici, economici sicure, ecologici all'ambiente cittadino, nel filtrare le polveri, ossigenare l'aria e tutto. Questo è il dentisco, che più volte l'abbiamo sentito nominare, sempre al centro direzionale, perché io vado correndo, dove quando Maria Grotta inizia, piante mediterranee nell'ambiente urbano, c'è il centro direzionale. Sapete perché? Perché sono tutte piante mediterranee. No, si può discutere sulla regolazione. Bravo, una delle poche case della scelta. Queste sono tutte piante mediterranee. E questa è la realizzazione che hanno già fatto, questa è Piazza Municipio a Napoli, dove hanno messo le piante, queste sono piante di legno distanziate. Penso che con un sesto di impianto corretto, il problema siamo sempre lì. Il legno, nelle fasi giovanili, non è una pianta che ama molto il sole, è una pianta che ha i caratteri della sciaffidia, cioè vale a dire, ha bisogno di ombra, nessun legno in natura cresce in pieno sole, ma crescono tutti dalle piante che germogliano al di sotto della copertura delle piante madri. Una volta che hanno raggiunto una certa dimensione, incominciano la crescita e il loro percorso, che li affrancherà dall'ombra, anzi combatteranno efficacemente il sole, mantenendo, cambiando i connotati ambientali
dell'habitat dove loro vivono. E quindi, però, messi in città senza gli opportuni riguardi per ciò che riguarda il terreno, innanzitutto. Perché noi solo per consuetudine continuiamo a chiamare col termine di terreno ciò che sta sotto l'asfalto. Né in città ormai non esiste più terreno naturale, né agrario, non c'è neanche il profilo. No, questa non è la sede, quindi non le ho portate, ma scoperchiare la città, quando si vanno a fare lavoro, vi rendete conto che tra sottoservizi, fughe di gas, tutto ciò che ci sta, che è stato buttato sotto il terreno in qualunque città italiana, non parlo solo di Napoli, chiaramente non crea le condizioni edafiche principali indispensabili alla felice esito di qualunque coltivazione. Nessun contadino mette di più un albero nei terreni della città. Qui si mette, e in più si pretende pure di fare un piccolo cerchio di terreno intorno all'albero, giusto per farlo un po' respirare, io credo anche per agevolare la fauna cinofila che sta, devo dire, insomma, il leccio, che pur essendo la pianta climax importantissima del nostro areale, attenzione quando lo si mette in città, bisogna metterlo con le opportune preparazioni d'occorrenza che non vengono fatte, non vengono ascoltati gli agronomi e neanche le altre figure professionali. Poi si ammalano, si tagliano, si putano in una maniera terribile, si capituzzano e tutto finisce, insomma, male. Quindi bisogna avere il coraggio di, prima di tutto, ascoltare interdisciplinarmente tutte le figure professionali che sono inserite in un quadro della pianificazione. Solo in questo modo si riuscirà veramente ad intervenire sul territorio operando per la trasformazione, che non è invece soltanto un transitorio modo di vedere la città soltanto un po' più bella e poi andiamo incontro a costi e a fallimenti. Ringrazio tutti. L'ultima della mia. Allora, io parlo dell'impiego delle specie della macchia mediterranea negli interventi di ingegneria naturalistica. Prima cosa, che cos'è l'ingegneria naturalistica? Sono tutti diciamo, centinaia di tipologie di tecniche utilizzate per ridurre o eliminare l'erosione superficiale sui pendii, sia sui versanti terrestri che in ambito fluviale. Dalla fine degli anni Ottanta, in cui questa disciplina è nata in ambito mitteleuropeo, quindi Germania ed Austria, si è diffusa in Italia, numerosissime sono le monografie e libri, diciamo anche Italo e io abbiamo dato il nostro contributo con il libro Costruiremo le piante, che può essere richiesto all'associazione, e voglio segnalare l'ultima monografia molto, molto importante della regione Lazio, anche il nostro amico che è Gino Menigazzi insieme a Fabio Palmeri, che hanno colmato l'ultima lacuna in questa scienza, in queste discipline, dando proprio un formulario per il dimensionamento anche delle opere minori, cosa che per esempio gli ingegneri hanno molto difficoltà a se loro non calcolano le loro equazioni di stabilità non riescono a progettare. Si è ampliata anche l'offerta formativa in questi decenni fino ad arrivare al corso di laurea magistrale presso l'ingegneria naturalistica presso l'Università di Palermo. Contemporaneamente, da un punto di vista lavorativo, si è creata la categoria oggi 13 come tipologia di interventi e l'industria ha fornito tutta una serie di materiali per la realizzazione di questi interventi.
Allora, non è che con l'ingegneria agonistica può essere utilizzata ovunque. Prima di tutto deve essere presente il terreno necessario per la crescita delle piante e quindi diciamo non sono interventi che possono essere attuati per esempio sulle pareti rocciose. Inoltre il piano di scorrimento, quindi la frana, non può essere più profonda di 1,5 m, 2 m, perché questa è la profondità a cui arrivano le radici e le pendenze non devono essere eccessive, cioè sui 35 gradi massimo 45. La filosofia che sta alla base di questa disciplina è che il contenimento dei terreni in pendenza è a lungo termine sostenuto dalle radici delle piante e quindi in una prima fase si possono utilizzare dei materiali inerti che se biodegradabili verranno sostituiti completamente. Ora, diciamo, partendo dal presupposto che in un prendio, come si vede in basso a destra, non è opportuno mettere delle specie arborei, questo perché per la gravità a un certo punto si ripartiranno, diciamo effettivamente le piante della macchia mediterranea nel giusto ambito, però come abbiamo visto anche in ambito urbano, troverebbero la migliore diciamo, utilizzazione proprio perché per definizione sono diciamo, piante erbacee e soprattutto arbustive e anche diciamo, quelle arbustive non superano mai diciamo, per la loro conformazione non sono costituite da un tronco e poi una chioma, quindi non si ribaltano. Ora abbiamo delle diciamo, tipologie, delle tecniche in cui le piante rappresentano l'unico materiale utilizzato e quindi assolvono la funzione tecnica primaria, come in questo nel caso della gradonata viva, dove sostanzialmente si fa un solco, si mettono degli etalei di piante, si ricoprono questi solchi e questo è il risultato. Quindi, diciamo, col tempo, sia in questo è un ambito fluviale, quello precedente è su di un versante, praticamente si ricostruisce la vegetazione del pendio. Diciamo, queste sono invece delle tipologie in cui diciamo, prima dell'inserimento delle piante vengono realizzate delle strutture con pali diciamo, come si vede in questi casi, questa è la parte di Viviano a Napoli, però questi casi qui sono all'interno degli scali di Pompei. Questa è, riguarda la zona verde che circonda gli scavi, queste sono realizzate, queste palizzate vive sono realizzate proprio a Via dell'Abbondanza. E qui le piante utilizzate sono esclusivamente mediterranee, quindi qui abbiamo il rosmarino, la ginestra e nei punti più ombrosi l'acanto. Tipologia un pochino più complessa che la panificata doppia, la grada tridimensionale che permette di raggiungere altezze notevoli e diciamo